Susran con il nostro sus incredibile nell'oscuro e tenebroso mondo di Shadow of the Earth Tree. Incredibile! Secondo i miei calcoli sus, questo dovrebbe essere il quarto episodio della seconda stagione della Susran Incredibile e voi vedrete tutti questi episodi da agosto. Incredibile! Saremo già nell'arco nuovo! Ci saranno questi video qui, ho già registrato un bel po' di video di Zealand Zone Zero, di Wuthering Waves, di Palward. E ovviamente per iniziare questa giornata godosa di registrazione voglio iniziare con un bel episodio di Elden Ring. C'è una parte di me che ci si vorrebbe chiudere tantissimo a registrare solamente Shadow of the Earth Tree, però non lo farò, perché così me lo godo di più, lo registro mano a mano e sarà molto più godoso da farvi vedere a voi incredibile. Quindi ragazzi, continua, vai! Allora, nello scorso episodio, tranquilli, Sus è sempre qui che mi guarda male, avevamo eliminato il drago Sus ed eravamo arrivati infatti in questa area Sus che ho scoperto completamente a culo, vi ricordo, perché eravamo arrivati qua. Io stavo per andare a questo Legacy Dungeon palese, mi sono girato, ho visto che era cambiata la luce del panorama Sus e ho visto che c'era una minuscola stradina. L'ho fatta e siamo arrivati qua, ragazzi. L'esplorazione in Elden Ring. Mamma mia, il godo. Dobbiamo esplorare questa parte qua, ragazzi. Abbiamo questa specie di paesino sus. Abbiamo poi strada a destra e abbiamo strada a sinistra, ragazzi. Io partirei carichi e godosi verso questa parte qua, ragazzi. E qui ci sono dei nemici sus che io pensavo fossero dei troll, ma a quanto pare sono delle talpe giganti. Ah, ok, meno male che gli si rompe facilmente il grigio. Sono delle talpe che sputano sangue, ragazzi. Non mi ricordo se ve l'avevo fatto vedere nell'altro episodio. Comunque hanno una specie di getto di sangue, quindi sus. Sì, vedi, con due colpi caricati gli rompiamo l'equilibrio, ragazzi. GG. Grande sus. Vedi? Wow. Ah, ok, sono un po' pericolose, però dai. Ecco qua. Ti fanno la combo sus se non stai attento. Va bene. Io vi ricordo, ragazzi, che noi non ci siamo ancora mai potenziati, eh. E cercherò di rimanere con questa regola più possibile. Quindi vedremo. Ok. Ecco qua. Ah, questo non l'ho stannato, vabbè. Ecco qua. Ma se vi lanciassi un fulmine come la prenderebbe? Mi sa che l'ha presa male. Non lo farai. Mi spiace. E quello che vedevamo da laggiù, che infatti c'era l'altro golem sus. Va bene. Allora, qui volendo possiamo scendere, però voglio andare in questo piccolo cimitero sus. C'è un tizio che brilla. Perché questo brilla? Ragazzi, ma lo vedevo... che cos'era? Uno shiny che brillava? No, 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 la smettiamo di fare questo giochino fastidiosissimo. Corno tenero argentato, frammento di albero d'ombra. Ah, gli shiny ti droppano i frammenti, addirittura. Ok, ragazzi, quindi gli shiny... Lapide di sepolcro spiritico, ok. Ok, ragazzi, prima volta che becchiamo un morto random che ci droppa addirittura il potenziamento. Wow. Ok, ragazzi, non so se è normale, ci devo far più caso allora. Era un tizio con un vaso, io l'ho visto che scintillava, ho pensato, wow, magari droppa più rune, no? Perché capita che ci stanno i nemici che hanno gli occhi luminosi, no? E invece no, sus. Frammento di lapide che si sta tramutando in spirito, materiale della creazione oggetti. Nei luoghi in cui i defunti vengono seppelliti fin dall'epoca remota, le lapidi più antiche si trasformano in spirito e svaniscono. Ah, ok. Incrementa brevemente la scoperta degli oggetti. Non c'era in Dark Souls 2 una roba del genere? Può essere venduto ad alto prezzo. Questi gemelli erano una volta simbolici delle classi sociali più distinte. Vecchia valuta usata dagli araldi del corno. Sempre sti araldi del corno. Vabbè, a crogiolo, c'ha senso. Questo mi fa pensare che ci siano dei drop assurdi in questo luogo sus che ti serve chissà quanta fortuna. E questo me ne ha droppato uno, non ci posso credere. Città panoramica? Ok. Avrà un panorama assurdo questo posto sus, ragazzi, eh? Vediamo un po', eh? Sono curioso. Assomiglia un po' a questo luogo qua, le rovine arse. Vabbè, per lo meno immagino che... sarà tutto uguale, qui è bruciato tutto, quindi... quasi quasi evocare Tiche. Che dite? Evochiamo la nostra dorata Tiche, va? Tiche, Tiche! Eccola qua. Ah, questo c'ha un'arma sus, attenzione! Ok, con calma, io ho fatto bene evocare...
Ok, questo è andato. Ecco qua. Mi piace che Tigre con un colpo li manda via. Ok. Forcone del sanguidemone. Credo sia un drop raro. Mi ha droppato proprio la sua arma. Non so se momento fortuna di Sus, eh. Dopo la leggiamo. Quindi questi sono dei cavolo di demoni. Non avevamo letto una descrizione su dei demoni? No, quelle erano le mosche. Quindi questi sono demoni del sangue. Beh, infatti l'avevo detto che spruzzavano sangue. Però io le avevo chiamate simbolicamente delle talpe. Perché effettivamente a me ricordano delle talpe, ragazzi. Sono i dentoni da talpone. Io ho il terrore che tra un po' sciotteranno malamente Tiga, ragazzi. Ve lo dico sinceramente. Nel senso, se ci stanno i potenziamenti delle summon, vuol dire che tra un po' le summon cominceranno a prendere dei calci nei denti che, come dire, importanti, povera Tiga. Però città panoramica vuol dire che ci sarà qualcosa da vedere qui, no? Tipo. Ok, ce ne sono parecchi. Io farei un attacco sus, ragazzi. Che dite? Congeliamo un po' questi demoni sus, eh? Credo di averli congelati abbastanza bene. Ok. Uno è andato. Questo c'ha gli occhi rossi, ragazzi. Questo è, non promette bene. Eh no, ragazzi. Questo mi sa che se ci colpiva, ragazzi, ci faceva del danno vero, eh. Occhietti rossi sus non promettono mai bene. Ok, Tiga è in difficoltà. Ah, ma sono tantissimi, eh. Ok. Ok. Ok, pure questo è andato. Ok, Tiga è in difficoltà. Ecco qua. Va bene. Forcone del sanguidemone. No, mi sa che è un drop normale. Perché è il secondo che me lo droppano, quindi. Drop viola. Braccio del sanguidemone. Ok, questo mi sa che è un drop raro. Luogo panoramico, ma de che? Cioè, ci sarà un panorama da qualche parte che mi sono perso? Frammento 4. Ok. A meno che da quella parte si vedrà qualcosa di assurdo, ragazzi. Magari una visuale assurda su questo albero sus, che dite? Vai. Cimelio della divinità esterna. Allora, abbiamo trovato, aumenta l'arcano, cimelio della divinità esterna. Ok, questo è tipo quello che aumenta l'intelletto, che aumenta la fede. Talismano raffigurante la storia di una divinità esterna. Ah, è il tizio senza testa dove droppiamo gli oggetti sus per aumentare il potere delle summon. È lo stesso tizio, vedete ragazzi. Dopo aver perso tutto nel grande incendio, il clan contemplò il cadavere del capostipite, tradizionalmente un rituale sacro, e intravide nella sua ombra una divinità malvagia. Il clan era talmente scosso dal dolore che scambiò quell'orribile visione per un oggetto di culto. Braccio del sanguidemone. Arma colossale? Wow. Braccio reciso dal cadavere di un loro simile e brandito come un'arma improvvisata. Anche questa è uscita da Bloodborne. Consacrato tramite un effetto rituale, questo armamento sparge il sangue che fluiva al suo interno quando si sferrano gli attacchi potenti. Poi abbiamo trovato i fiorellini sus. Forcone del sanguidemone. Questo è una lancia. Che fa sanguinamento. Arma usata dai sanguidemoni. I tre spuntoni di osso inciso trafiggono la vittima causando il sanguinamento. Strumento rituale per l'offerta di sangue alla madre amorfa. Talvolta i demoni versano con questi forconi anche il proprio sangue. Ruggito barbarico. Ruggisce come una belva per infonderti coraggio e incrementare la potenza d'attacco. Normalissima lancia. Ok. Ah, praticamente è l'attacco che fanno loro, vedi? Ma dai, fichissimo questo attacco! Fa questo e poi se lo ripremi fa il salto. Carino. Questa pure, ripeto, sembra uscita da Bloodborne. Fammelo un po' vedere com'è l'attacco suo. Com'è l'attacco che spruzza il sangue? Wow. Ragazzi, tanta roba le armi per adesso, eh? Tutte belle. A questo punto non ci resta che andare da questa parte, ragazzi. Vediamo un po' che troviamo. Lì c'è uno stagno e un altro di potenziamenti per i nostri summon. Quindi è proprio lui, vedi? Quindi questo tizio che abbiamo già incontrato, a quanto pare, forse era il capo di questo clan, che poi sono diventati demoni, perché lui a sua volta aveva forse dei demoni sus. Ok. No, ne volevo uccidere una. Tante volte mi droppava qualcosa che solo in questo luogo c'è. Cioè.
No, ok, è lo stesso. Ma è una capra gigante? Allora, posso fare una battuta, ragazzi? Se gli hanno messo che fa l'attacco rotolata elettro che fanno quelle che stavano ad alto plateau e magari ti sciotta, sarebbe la più grande trollata che From abbia mai messo in un gioco. Sarebbe veramente la vita. Cioè, ti immagini sono di una cattiveria unica? Tanto non me lo fa aggrare, perché? Guarda, non me lo fa aggrare, perché? Ragazzi, io lo... Ragazzi, che vi ho detto un attimo fa? Io lo sapevo. Ecco qua. Tra l'altro è carino che non le puoi colpire se non ammazzi la capretta. Mi fa ridere perché ci ho preso subito, ragazzi. Proprio era così palese. Proprio palese. E hai visto che danni che fanno, ragazzi? Ma dai. Quando l'ho vista, ragazzi, ho detto tu vedrai che hanno messo la versione grossa di quelle di alto plateau. E ci ho preso alla grande. Un orso? Ok. Mi preoccupa un po', ragazzi, perché sapete che gli orsi sono i nemici più forti di Elden Ring, quindi mi preoccupa. Ok. Pezzo di carne, va bene. Tra l'altro nel primo trailer si vedeva un ruggito sus che sembrava proprio un ruggito di orso, quindi non lo so. Con calma, ragazzi, facciamo tutto. No, ci sono i quadri anche qui. Capirai, ragazzi. Dipinto incursione. Ragazzi, ci sono i quadri anche qui. Perché questo cinghiale vuole morire? Vabbè, vuole morire, ragazzi. Ok, lì non ci scendiamo. C'è una chiesa sus. Però prima c'è un'altra stradina, ragazzi. Ah, da qui si va proprio in quella chiesetta sus. Va bene. Ragazzi, l'ho visto proprio così. Mi voleva fare un agguato sus, ragazzi, eh. Va bene. Wow, che combo assurdo. Polsini da asceta. Ok. Quindi sono asceti di qualche cosa. Ok, ragazzi, meno male che lo purgo da lontano, perché quel tizio chiesa della benedizione fa veramente del male. Talismano della ruggiata blu benedetta. E questa è sempre una marica senza testa. Ok. Ah, si scende ancora. Wow, un set completo dei cavalieri cercatori di voto e una pata. E volendo si può scendere di più. Ma lì crepo, mi sa, eh. No, invece no. Ok, wow, ragazzi. Ah, ma mi ricollego. Una grazia. Ah, vuoi... No, aspetta. Vuoi vedere che qui è dove iniziamo il DLC? Sì, ragazzi, abbiamo fatto il giro. Questo è l'oggetto che io vi avevo fatto la battuta nel primo episodio. Prima o poi lo prenderemo. A questo punto c'è ancora una cosa che voglio vedere in quest'area, che è al centro. E poi abbiamo esplorato tutta quest'area sus, ragazzi. Talismano della ruggiata blu benedetta. Talismano del frumento, una goccia di resina blu dell'albero madre. Vabbè, la versione di mana di quello che c'è già, mi pare, no? Ripristina gradualmente punti vita. Un tempo si diceva che la saga resina dell'albero madre fosse inesauribile, ma quell'epoca di abbondanza non dura a lungo, relegando l'albero madre al semplice oggetto di culto. Sì, è la stessa che abbiamo, ma versione mana. Dipinto incursione. Ok, no, niente, non ci dice niente, come gli altri quadri che stanno al gioco base. Polsini dell'asceta. Sono di quei tizi che ci lanciano le cose sus. Protezione per i polsi degli asceti della torre, simbolo del loro impegno a condurre una austera esistenza di rigido controllo. Per ascendere dalla condizione mortale a quella di divinità, tutelari è necessario sviluppare la propria spiritualità attraverso pratiche ascetiche. Arma composta da una lunga lama a doppio taglio innestata su una robusta guardia, brandita dai cavalieri cercatori di voto. Armamento versatile che può essere agitato come un pugno o brandito come una spada dritta. Ragazzi, ma che avete inventato? Impalamento. Assomiglia al set di Leda, la tizia che ci ha fatto entrare nel DLC. In metallo nero sono mortato decorazioni dorate. Cercatori di voto. Questi cavalieri hanno intrapreso diversi viaggi e missioni nella speranza di riuscire ciascuno a trovare a stipulare un giuramento votivo a loro scelta, concedendo la loro vita in perfetta devozione. Quindi sono tipo dei samurai? Vabbè, ma è bellissima! Tra l'altro mi fa preoccupare che quando incontreremo questi tizi vivi saranno fortissimi. Wow. Cioè, assomiglia a uno stocco, ma è un fist. E ha due mani? Wow. Bellissima, guardalo. Wow, ma lo sai che sono fighissimi. Super a fondo. Wow. Ragazzi, tanta roba queste armi. Mi sta venendo nuove di cambiare arma, ragazzi, però con calma. Veramente belle. Wow.
Allora, voglio andare a vedere un attimo qui al centro se mi sono perso qualcosa, ragazzi, poi andiamo avanti, eh. Perché mi pare di aver visto un'altra caprotta dorata gigante. Voglio vedere un attimo. Scusami. E tu? Perché non mi attacca? Vabbè, non lo uccidiamo allora. Magari serve a qualcosa. Non lo uccido allora. Non è un NPC però, eh. No, non ci posso parlare. È uno di quei parassiti che stava da Malenia. Quindi ci sono solo tre capre. Sus, va bene. Va bene, ragazzi. Che strano sto coso, però. Perché non ci posso... Lo sapevo che ci potevo parlare, ragazzi. Meno male che non l'ho ammazzato. Meno male che non l'ho ammazzato. Scusa se ti ho colpito, amico. Che mi dici? Ricettario della nidiata dei cercatori. Sono loro la nidiata dei ricercatori! No! Me l'aveva pure detto l'uomo vaso! Ma io pensavo fossero altri uomini vasi, non questi tizi. Meno male che non l'ho ammazzato. Che magari si arrabbiava pure quello. Ragazzi, mo torniamo pure a parlare con l'omino dei vasi, allora, che ne abbiamo incontrato uno. Appunti sulle tecniche di creazione istilati dalla disumana nidiata dei cercatori, condivisi in segno di benevolenza verso Mor e i suoi, lo vedi? Fega in salamoglia e ignifugo, va bene. Ah, questo me l'ha droppato la capra. Reperibile soprattutto nei cimiteri sotterranei, nelle terre colpite dai fulmini all'interno del Regno dell'Ombra, infusi con l'essenza giallastra del fulmine, va bene. Corno emergente, ha iniziato a generarsi da una caduta generalmente priva di colore, l'abbiamo visto. E questo vaso folgorante grande, va bene. Allora, andiamo a parlare con Morn, allora, visto che abbiamo incontrato i suoi amici, va? Vabbè, ragazzi, il like lights del video è palesemente la capretta, eh. Ok, non mi dice niente, pensavo mi dicesse qualcosa che avevo incontrato i suoi amichetti. Tu mi dici qualcosa, personaggio Sus? No, niente, non mi dice niente, va bene, ok. Si può aprire. Vabbè, spero non succeda niente se lo apro. Ok. Quindi questo Legacy Dungeon si può affrontare da sotto e da sopra. Ok. Lo esploriamo in un altro... No. Lo scorpione proprio no. Lo scorpione adesso proprio no, ragazzi. Prossimo episodio. No. Quello scorpione Sus sta bene lì. Sta bene lì. Molto accogliente, ragazzi, mettere uno scorpione così all'entrata di un posto, eh. Allora, a questo punto sarei quasi tentato di vedere chi ci sta da sotto. Ci sarà un drago. Non lo so, ma abbiamo tutta questa parte qui, ragazzi. Io quello che volevo fare era provare a vedere una cosa Sus. Se riusciva a beccare il quadro. Ma non credo ci riuscirò mai in blind. Pensavo fosse quel ponte lì, invece no. È un posto che va in fiamme. Mi sa che non ce n'è neanche uno qua di posti che vanno in fiamme, eh. Cioè, era accanto a questo e non l'avevo visto in qualche episodio fa. E c'è un altro di quei tizi shiny, ragazzi. Io ci andrei di drago. Drago Sus, ragazzi, Drago Sus. Ok. Ma com'è possibile che questi cani siano così forti? Ok. Ragazzi, così, questo lo eliminiamo a scudate, così, perché Sus ha detto di sì. Va bene, a scudate. Frammento di albero madre, ragazzi, sì, quei tizi shiny, come li chiamerò da oggi in poi, col vaso in testa, droppano il materiale più importante di tutto il gioco, almeno dell'espansione, va bene, ok. Un'altra di queste, non l'avevo trovata! Ragazzi, devo stare molto più attento, cavolo. Questo non l'avevo preso, no? A questo punto, ragazzi, toglietemi una curiosità, però. Se lì c'è lo scorpione, se io vado da sotto, cosa trovo, per curiosità? Tanto per finire l'episodio in maniera simpatica. Poi abbiamo, ragazzi, tutta la parte del ponte, eh. Questo posto si chiama Prigione di Belurat. Quindi questo luogo si chiama Belurat, deduco. Wow, che posto assurdo. Ci sono tutti i vasi. Ok. Ma per curiosità, volevo vedere com'era il primo nemico di qua, per capire se sopra c'è uno scorpione, se no magari sotto c'è... Ah, ci sono gli stessi tizi di sopra, però Sus. Verme congelato, questo tizio piange. Ora non piange più. Ok. Allora, se ricordo bene, avevamo letto proprio tempo fa una descrizione che diceva che tenevano nelle galere congelate i vasi. Ragazzi, vedremo il prossimo episodio, o partiamo da sopra o partiamo da sotto, ragazzi. Direi che per questo episodio assurdo del Drake, che lo chiamerò probabilmente capra, qualcosa del genere, perché la capretta è il simbolo di questo episodio Sus, può finire qua, è incredibile! Sus, hai qualcosa da dire? Povero Sus, che ci trova nella galera, Sus! Questa è la fine
dei sus quando sono troppo orni finiscono nelle galere sus. È stato un episodio di esplorazione molto sus, abbiamo visto quei demoni sus brutti e poi quelle capre sus dorate e lo scorpione sus. Prossimo episodio ci addentreremo in questo luogo sus, sperando che Sushi non venga arrestato per essere troppo orni, incredibile. Ragazzi, con questa perla di Sus che ho appena detto, direi che per questo episodio può finire qua. Prossimo episodio andremo avanti in questa galera Sus e vedremo che succederà, incredibile ragazzi. Io vi ringrazio, che grosso con voi e ci vediamo al prossimo episodio.